Everyone, questo è uno dei video più strani in assoluto. Sono praticamente in pigiama, ero quasi pronta per andare a fare una doccia, poi mi sono ricordata che stava per arrivare la spesa di Damian. Come vedete non sono nella mia cucina, sono in uno stato pietoso, è il venerdì sera dopo una lunga settimana di lavoro e Damian effettivamente mi aveva avvisato che aveva ordinato la spesa che gli arrivasse a casa da Ocado. Ocado è un supermercato solo esclusivamente online che ha tantissime marche, di cui è l'unico supermercato in pratica che può rivendere, perché credo che siano, non dico la stessa azienda, ma quasi, adesso non mi ricordo, andrò a indagare, può rivendere i prodotti anche di Marks & Spencer. Quindi ha fatto la spesa su Ocado, io sono a casa, lui arriverà questa notte dopo il lavoro e quindi l'ho appena ritirata io. Ma io non ho la minima idea, vi giuro, di cosa c'è in questa spesa. Adesso tirerò fuori la roba e sarà completamente tutta una sorpresa. Quindi vediamo cosa ha comprato Damian per fare la spesa. Non ne ho assolutamente la minima idea. Allora, sono diverse borse, non enormi, ma ce l'ho qua sul pavimento, le sto guardando. Vediamo cosa c'è dentro. Questa qua in realtà ho già tirato un'occhiata, perché l'ho aperta, vi dico come è successo, l'ho aperta, ho detto no, no, che sorpresa, adesso le facciamo tutte in un video. Vediamo cosa succede, vediamo esattamente cosa ha comprato. Allora, qua abbiamo questo tipo di lattuga piccola, Gem, ok, questa qua. Questi, che credo che questi siano quelli con i fermenti, robe del genere. Ho la faccia completamente buia, quindi vi chiedo scusa e non credo correggerò i colori del video in editing, perché non ne vale la pena. Mi piacerebbe buttare lì questo video sul mio canale un po' improvvisato, quindi la qualità dei miei video sta scendendo in maniera atroce. Comunque di questi ne ha presi due, forse Damian vuole mettersi a fare un po' di vita sana, non si sa. Comunque non credo, perché quello che sta arrivando non è esattamente sanissimo. Ha preso salame, ha preso, vabbè, bresaola, dai, è sana, e prosciutto crudo, questo è anche quello buono, molto buono. Lui, questi sono tutti gli affettati di Marks & Spencer, quindi lui non va da spese, mi fa morire da ridere. Ah, aspetta, c'è ancora qualcos'altro. Che diavolo è? Passion fruit. A me non piacciono, spero che non l'abbia presi per me, perché a me non piacciono neanche un po'. Comunque, passion fruit, questi tre, e via. No, c'è ancora qualcosa. Oh, cheese, cheddar cheese, Cathedral City, maturo, stagionato. Buono, questa è una buona marca di formaggio di cheddar. Ok, buono, vediamo cos'altro peso. Qui abbiamo due borse, ma sono... piccole, spero di non aver rotto niente. Ah, vabbè, questo più che altro lo compra per me, caffè, instant coffee. Oh, due. Sa che io bevo sempre questo, lui beve instant coffee o quello che ho fatto con la macchina, io no. Oh, onions, cipolle rosse, ok, parecchie. Ancora tre borse, però non sembrano tanto grandi. Io, cioè, aprire, non mi era mai successo di aprire così la spesa che non è neanche mia. Vabbè. Oh, queste cominciano ad essere due un po' pesantine. Allora. Oh, mortadella. Mortadella di Marks & Spencer, quindi anche questa non sarà economicissima. Un avocado. Ho aperto il suo frigo poco fa e ha tre avocado dentro qui. Due. Quindi ne ha cinque adesso. Non so che intenzioni abbia. Avocado toast per il resto della settimana. Oh! Mushrooms. Sliced mushrooms. Nice. Speriamo che non li faccia andare male, considerando che lo conosco e lui compra la roba e poi niente. Latte fresco. Gli dico sempre che quello skimmed non funziona per farlo con lo steamer, quindi. Quindi latte, poi questi per i bambini, Kefir Kids, non so che intenzioni abbia di persi questa roba per i bambini, comunque sì, sono praticamente i cosi di fermenti, credo, sì, al pesca e ananas. Per i bambini, mi piaceva il gusto, forse, non so. Poi abbiamo, coleslaw, che a me piace moltissimo, questo, quindi questo misto di, come si chiama, quella bianca, in italiano non ho idea come si chiama, cavolo,
credo. Cavolo, carota, maionese, eccetera, molto molto buono. Marks & Spencer, anche questo, quindi buona marca. Mi ha preso l'hummus, questo credo che l'abbia preso per me, perché io ho sempre, come sapete, anche quando la faccio la spesa per me, ho sempre l'hummus nel mio frigo. Quindi questo sono sicura che l'ha preso per me. E poi andiamo a vedere cos'altro ha preso, ed è l'ultima borsa. Questa è abbastanza leggera. Oh, oh, come è stato carino. Ha preso il pane senza glutine per me. Non gli dirò che a me questa marca non mi piace per niente. No, vabbè, è stato carino, dai. È stato carino, carino. Dai, va bene, è migliorato un po'. Questa marca prima faceva un po' schifo il pane, ultimamente è un po' migliorato, dai. E poi per lui si è preso questi Crusty Rolls. Quindi questi qua, che sono quelli che vengono così, che si mettono in forno e finiscono la cottura. Credo che siano normali. Oh, sono di Paul Holiday. Ok, e questi sempre di Paul. Invece ha una bella faccia. Si mettono in forno e finiscono la cottura. Ah sì, me l'aveva detto che non so per quale motivo, ma in omaggio c'era un cucchiaio di legno. Molto carino, firmato Ocado. Non so perché, no, non lo so. Comunque, allora, come funziona? Non ho idea di quanto ha speso, ma glielo chiederò e ve lo metterò qua sotto. Sono sicura che probabilmente ha speso più di 40 sterline per non pagare la spedizione, il che per me, ve lo dico la verità, è improponibile, però secondo me c'è troppa poca roba per i soldi che l'ha pagata, io avrei speso di meno. Però lui è anche uno che non guarda i prezzi, chiappa al volo quando va al supermercato e non guarda molto i prezzi. Io sì, guardo la qualità, ma guardo anche i prezzi, quindi vi metterò il totale qui sotto. Niente, ditemi cosa ne pensate della spesa che ha fatto Damien, perché comunque non è la mia classica spesa. Ah, lo so che non c'è carne, non c'è niente. Lui questa roba l'ha presa principalmente perché sa che io la sera, quando sono a casa sua il weekend, che lui però non c'è la sera, non c'è il venerdì sera, non c'è il sabato sera, io mi faccio da mangiare. Se non esco con delle amiche e sto a casa sua, mi faccio da mangiare. E a me piace fare delle cose così, cioè mi piace mangiare magari queste cose qui al volo, un pezzo di pane col burro, oppure farmi le uova che lui ha. Poi è chiaro che c'è tutta la spesa, magari carne, quella roba lì che ho prima visto che ce l'aveva nel frigo. Quindi queste sono cose aggiuntive. Questi per esempio li compro perché io so che sa che io vado matta per questo tipo di insalata, perché sapete per cosa la uso al posto del pane? Siccome è molto croccante la uso, ci metto sopra della roba, poi faccio l'involtino e me la mangio al posto del pane. Ok, questa era la spesa a super sorpresa di Damien. Vediamo adesso quando mi farò dire il prezzo, poi ve lo metto qua sotto e poi mi fate sapere cosa la pensate. Sì, secondo me è un po' cara, poi magari mi sbaglierò e non lo è. Ok, bye!